Cominciamo ora a leggere la storia di Pomi d'ottone, manici di scopa. Puoi leggere il tuo libro insieme a me. Tieni presente che quando sul disco suonerà un campanello, dovrai girar pagina. Ed ora cominciamo. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, anche Eglantine Price aveva dovuto, come tutti gli abitanti di Pepperinjay, un paesino sul canale della Manica, ospitare nella sua vecchia casa alcuni dei bambini che il governo aveva fatto sfollare da Londra, città troppo esposta ai bombardamenti nemici. Harry, Charles e Paul Rawlins entrarono così a far parte della vita della stravagante Miss Price, la quale, all'insaputa di tutti, seguiva un corso di stregoneria per corrispondenza. Proprio il giorno dell'arrivo dei ragazzi, infatti, ella aveva ricevuto un misterioso pacco da Emelius Brown, il maestro, che conteneva la sua prima scopa volante e le congratulazioni per aver superato gli esami di apprendista strega. Non appena fu notte, Miss Price decise di mettere in pratica la lezione inviatale dal professor Brown. Messasi a cavalcioni della scopa, pronunciò la formula magica. La scopa si mosse un poco, poi si sollevò da terra, quindi a folle andatura infilò la porta e nel tentativo di puntare dritta verso la luna precipitò a pochi metri dalla casa, sotto gli occhi esterrefatti dei bambini che stavano spiando le sue mosse dalla finestra. La mattina dopo, a Miss Price non rimase altro da fare che spiegare ai ragazzi la ragione del suo hobby segreto. «Il lavoro che sto facendo è eccezionalmente importante ai fini bellici», disse loro. «Se saprete mantenere questo segreto, vi regalerò una delle mie magie, l'incantesimo di viaggio. Prendete questo pomo d'ottone e rimettetelo al suo posto sul letto di Paul. Poi fategli fare un quarto di giro a sinistra e ditegli dove volete andare. Vi ci porterà subito. Anzi», continuò Miss Price, «lo proveremo insieme. Il professor Brown non mi ha ancora mandato l'ultima lezione. Devo quindi recarmi immediatamente a Londra. Prendete posto tutti sul letto. Paul, gira un quarto a sinistra il pomo e ripeti a voce alta: ora portaci dal professor Brown, preside della scuola di stregoneria, Londra!» Non appena Paul ebbe terminato la frase, il letto si alzò e volò fuori dalla finestra. In pochi minuti raggiunsero Londra e il professore Emelius Brown, il quale, alla richiesta di Miss Price, addusse futili scuse e inesistenti impegni per non consegnarle l'ultima e più importante lezione, della quale, in effetti, nemmeno lui era mai stato in possesso. Le vaghe argomentazioni e il tentativo del professore di svignarsela ebbero l'effetto di mandare Miss Price su tutte le furie. Ella gli si parò davanti e, dopo aver esclamato «Fermo lì! Abici! Per di qui! Per di lì!», lo trasformò in un grosso coniglio bianco. «Ma che mi è capitato?» domandò il professore pochi minuti dopo, riprendendo le sue sembianze naturali. «Ho soltanto messo in atto uno dei suoi incantesimi», replicò Miss Price. «I miei incantesimi? Erano solo parole senza senso trovate in un vecchio libro a cui ho dato un tocco del mio stile», esclamò Emelius Brown. «Non avrei mai pensato che potessero funzionare». «Funzionano perfettamente per me. Ed ora gradirei vedere subito quel libro. Presto, bambini, salite sul letto. Lei dia l'indirizzo a Paul, per favore», disse Miss Price. Più sbalordito ed incredulo che mai, il professor Brown salì sul letto e in un batter d'occhio si ritrovò davanti alla sua casa. O meglio, davanti alla casa che egli temporaneamente occupava, avendola ai precedenti inquilini abbandonata a causa dei bombardamenti. «Ecco, finalmente!» esclamò Miss Price afferrando il libro che Emelius Brown le porgeva. «Gli incantesimi di Astaroth. Bene, ecco qua. La magia che riesce a creare questa forza è fatta di 5 parole. Queste parole sono... Ma il resto del libro manca!» «Ora capisce perché ho chiuso la scuola?» disse il professore. «Le altre pagine sono rimaste al tipo che me l'ha venduto». Dopo lunghe ore di ricerche ritrovarono finalmente il rigattiere che aveva venduto il libro al professore. Ma il segreto doveva rimanere tale ancora per lungo tempo. La parte in possesso del libraio, infatti, diceva solamente che le parole magiche erano incise su un medaglione che ora si trovava nell'isola di Nabumbo. «Quest'isola non esiste! L'ho cercata su tutte le carte! Nabumbo non esiste!» borbottò deluso il libraio. «Invece esiste quel posto! Ho trovato un libro che ne parla! Eccolo!» esclamò Paul.
Il libraio si lanciò verso il ragazzo per strappargli il libro di mano, ma prima che questi potesse raggiungerlo, Pole e tutti gli altri erano già fuggiti dalla sua bottega a bordo del letto che atterrò, o meglio, planò, nella laguna dell'isola di Nabumbo e venne ripescato da un grosso orso al quale Melius Brown chiese di conferire con Ray per un'urgente questione personale. Ma quel giorno Sua Maestà era spaventosamente adirato a causa dell'assoluta mancanza di volontari per arbitrare la partita di calcio della Coppa Reale, che pertanto non poteva avere luogo. Venuto a conoscenza di questa difficoltà tecnica e sapendo che questo era il solo modo per avvicinare il re e rubargli il medaglione che portava al collo, il professor Brown propose la sua candidatura per arbitrare la partita tra la squadra dei blu e la squadra dei gialli. Il re accettò subito la sua proposta e la partita ebbe così inizio. Dopo molte disavventure e incidenti di gioco dovuti alla completa scorrettezza di tutti i contendenti, la squadra del re ebbe la meglio. Nell'euforia della vittoria, Emilius Brown riuscì ad avvicinarsi al re e a rubargli con un'abile mossa da prestigiatore il medaglione. Quando Miss Price, una volta arrivata a casa, volle provare l'incantesimo che faceva agire con una propria forza vitale gli oggetti inanimati, si accorse che durante il trasferimento dal mondo della fantasia a quello della realtà, il medaglione era svanito e che nessuno si ricordava più delle parole magiche. Ma ancora una volta Paul salvò la situazione. Un'illustrazione del suo libro, infatti, riproduceva il medaglione sul quale si leggeva distintamente la formula: Treguna mecoides trecorum satis di. Così a lungo inseguita, il compito di Emilius Brown era finito. Pertanto quella sera stessa egli decise di tornare a Londra, ma quando giunse alla stazione scoprì, ahimè, che il prossimo treno non sarebbe passato prima dell'alba. Sconsolato, fece ritorno alla casa di Eglantine Price. Ma i bambini e Miss Price erano spariti. Una pattuglia di soldati nemici da poco sbarcati sulla costa li avevano fatti prigionieri e rinchiusi nel vecchio museo della città. Facendo ricorso a tutte le sue arti, il professor Brown riuscì, non senza qualche difficoltà, a tramutarsi in un grosso coniglio bianco e a raggiungere così, indisturbato, i prigionieri nel museo. «Ah, sono così felice di vederla!» esclamò Miss Price non appena l'incantesimo svanì e il professore riprese le sue sembianze. «Ma che facciamo con questi stranieri?» Beh, perché non tentiamo con la formula super callimagica extramotus e diamo vita a queste vecchie armature? Propose il professore. Miss Price si mise subito al lavoro. Con voce altisonante proferì la magica formula: Treguna mecoides trecorum satis di. Un profondo silenzio piombò nella sala del museo. Tutto era immobile. Lentamente, una dopo l'altra, le vecchie bandiere cominciarono a spiegarsi e a sventolare, mosse da un misterioso vento, mentre i tamburi e le trombe intonavano in sordina l'inno di battaglia del reggimento. Spinti da una forza sconosciuta, anche gli arcieri e i cavalieri, nelle loro vecchie armature, cominciarono lentamente a prendere vita e ad allinearsi fuori dal museo, pronti per l'attacco. All'improvviso echeggiò nella notte un ordine: «Per l'Inghilterra e per San Giorgio!» Era Miss Price, che a cavallo della sua scopa guidava l'esercito fantasma alla carica. Terrorizzati, i soldati nemici si diedero alla fuga. E fu così che la sconosciuta ed oscura apprendista strega diede il suo contributo alla vittoria dell'Inghilterra. Gioia, piroettar, bighellonar e danzare giù nel fondo del mar, così. E poter vedere a tu per tu quel che c'è nel mondo di qua giù. E qua, nell'azzurra immensità, vedrai quanta gioia proverai. È bello ballonzolare e sgambettar e nell'acqua senza ostacoli piruettar. Il caos del mondo più lontano sembrerà la felicità, vicina sembrerà, la troverai quando starai folleggiando giù nel fondo del mare, così.
la troverai quando starai folleggiando giù nel meraviglioso, spettacoloso fondo del mar, così.